Sì, no, questo giallo non attacca. Oh, senti, Numi. Do you want some fallout? Orribile, mamma mia, come si fa? Ma lo vedete? Perché quando c'è una cosa bella non funziona. Salve a tutti, cari e care, benvenuti qui dalla vostra Erichioba. Benvenuti a tutti, cari e care! Allora, devo fare delle premesse. Innanzitutto ho delle macchie attorno alla faccia perché mi sono fatta la tinta da sola in quarantena. Infatti è uscita molto più scura. Devo dire che è stato un trauma, devo essere onesta. Però non mi dispiace, sono sincera, anche perché molti di voi, quando mi ero praticamente trasformata in mora, lo potete vedere in questo video qui, eravate impazziti, avevate detto che sto meglio scura, che la pelle fa molto più contrasto, infatti sembro un vero vampiro e non mi dispiace. Fatemi assolutamente sapere qui sotto che cosa ne pensate. Iniziamo questo Get Ready With Me, non mi devo preparare per niente, se non per la mia lezione online, sto facendo una pausa video che mi rilassa tantissimo. E appunto, sì, diciamo che lo faccio per me stessa, per vedere colori, infatti è una cosa che vi consiglio, insomma. Parto subito con il Lip Glow Oil. Ta-da! A parte il colore che mi piace tantissimo, devo dire che è un prodotto, ragazzi, che vi approvo sempre di più perché idrata davvero tanto le labbra. Quindi lo potete utilizzare o in questo modo oppure anche come lucida labbra praticamente tutto il giorno. Volevo utilizzare due correttori diversi, così da parlarvi delle loro performance, così cambiamo un pochino durante i video. Allora, gran chiacchierato è l'Infallible More Than Concealer di L'Oreal e questa è la colorazione 327 Cashmere. Invece è troppo gialla, lo vedo già. Va bene, siamo in gioco, giochiamo. Spruzzo con il Mist and Glow, lo faccio sempre, praticamente io i correttori li diluisco sempre, li vado a sfumare con una spugnettina in umidità e questa qui è di puro bio e la adoro perché è una delle spugnettine più morbide che praticamente ci sono sul mercato, in più c'è una punta molto interessante. Io parlando con le mie amiche, intanto vado con i correttori di Jeffree Star e poi vi dico cosa ne penso di tutto, appunto. Tante mie amiche hanno ripreso proprio degli hobby che non avevano preso in mano da diverso tempo, proprio per il fatto che in questo periodo abbiamo tanto tempo, no? Per esempio una mia amica appunto si è messa ad imparare come suonare il pianoforte. Io sto seguendo più corsi all'università. Mi sono detta proprio, dato che sei a casa, Erika, perché il mio corso di Padova è stato spostato a settembre. E come avete potuto sentire nel mio video precedente, ve lo lascio qui in scheda. Abbiamo anche annunciato un nuovissimo corso molto all'avanguardia, infatti vi invito davvero se siete interessati ad andarlo a vedere, che praticamente porta a fare tutta la teoria online. Insomma, è una soluzione veramente molto interessante anche per i lavoratori, mamme, papà, quant'altro, quindi vi invito ad andare a vedere quel video se siete interessati, insomma. Per quanto riguarda i correttori, ragazzi, allora, ho voluto testarli veramente bene e devo dire che mi piacciono molto. Non hanno una copertura estrema, cioè quando Jeff fa vedere che praticamente coprono i tatuaggi. Io ho provato a farlo e non lo fa, cioè si intravede comunque la scritta del tatuaggio sotto, quindi quello non è vero secondo me. Però devo dire che hanno una formula elastica molto molto carina, personalmente mi piacciono molto e non hanno una formula troppo presente, di conseguenza non fanno le pieghe. I colori poi sono molto belli, soprattutto Peach, devo dire che è uno dei colori appunto più smart, perché appunto va a coprire la parte più scura. Infatti avete visto che ho utilizzato due colori, nonché Peach e C6 per ad illuminare all'esterno. Per quanto riguarda invece il correttore di L'Oreal, devo dire che anche questo non mi dispiace. Secondo me il correttore da drugstore ci sta, solo che io, fatemi sapere se invece l'avete trovata voi, non ho una colorazione rosata, cioè anche questo tende al giallo e se io utilizzo correttori che tendono al giallo, la mia occhiaia tende al verde. Devo proprio utilizzare una colorazione che viri al salmone. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, spesso ho parlato della correzione, della teoria dei colori, vi lascio un video molto teorico ma che approfondisce bene la questione se avete dubbi qui in scheda.
La pompetta non è la sua, ma vado con il fondotinta di Estée Lauder, perché non credo di avervene mai parlato, o forse su Instagram, dove vi invito a seguirmi, perché lì parliamo di tante cose che magari in video alle volte non ho modo. Non mi fa impazzire questo fondotinta di Estée Lauder perché mi si apre. Contate che io ho la pelle non granché problematica, quindi se si apre su di me, non oso immaginare su acne o cose di questo tipo. Su di me si apre, cioè l'ho anche proprio provato per diverso tempo in accademia, quindi parlando 8 ore. Non mi fa impazzire, è un fondotinta che risulta poco omogeneo su di me. Questo intanto è il mio pennello, in collaborazione con Cosmify. Trovate ancora il set disponibile e anche scontato se lo comprate assieme ad una portrait palette. Vi lascio tutto qui sotto in info box. Vi faccio lo zoomone impietoso sul fondotinta, appunto il Double Wear di Estée Lauder con SPF 10 e che io utilizzo nella colorazione 1N0. Io spero riusciate a vedere bene. Sulla fronte io vedo ancora rossori sotto, vedete qui? E poi qui non è omogeneo, decisamente. Io non so come mai questo fondotinta è davvero famoso e amato da tanti, ben venga, è assolutamente... Su di me proprio non va, non mi piace. Sto facendo le sopracciglia con la Precisely My Brow Pencil di Benefit. Ho cercato qualche prodottino nuovo da inserire in questo video, ma devo dire che non ci sono tanti prodottini per rosse, lo dico sempre, e quindi alla fine cado sempre sui soliti prodotti, insomma. Mentre faccio le sopracciglia prendo qualche domandina random che mi avete fatto su Instagram. Effa El mi chiede: cosa pensi dei ragazzi fidanzati che scrivono ad altre ragazze? Lo consideri tradimento? Cosa faresti? Allora, intanto mi fa ridere perché voi spesso mi chiedete consigli anche intimi, tipo cosa fare con il mio ragazzo, ma io non so, non credo di essere la persona adatta. A me non piacerebbe. Non credo, non voglio essere rigida, non credo che flirtare sia vietato quando sei fidanzato. Per esempio, ci sono persone che amano il piacere agli altri e io non penso che sia per forza un difetto, perché comunque essere un po' narcisi, insomma, magari fa parte anche della loro personalità e appunto magari certi partner che uccidono questa parte che fa parte, scusate il gioco di parole, del carattere di una persona, secondo me quello è limitarsi in coppia. Io, ecco, penso che lo stare in coppia, l'amore non ti debba limitare. E quindi non sto dicendo che sia giusto che lui si scriva con altre, però dovresti approfondire il modo con cui si scrive con altre, perché... Comunque parlare con altre ragazze non lo vedo un problema. Cioè, se io dovessi stare in coppia e non potessi più parlare con un ragazzo, ma che tipo anche mi fa un complimento, non posso neanche rispondergli grazie, onestamente sentirei la mia personalità limitata. Poi dipende dalla modalità, perché è ovvio che se trovi foto intime o altro di questo tipo. Bene, cari e care, ho abbassato anche un po' la luce perché prima mi sentivo sparaflesciata, fatemi sapere se è meglio così. Adesso dobbiamo andare a provare delle cose che ho ordinato sul sito di Sephora e mi sono detta: queste devo veramente capire anch'io se sono valide oppure no, anche perché si sposano alla perfezione con il mio mood ultimamente, il mio pastel vibes che vedete anche su Instagram. Allora, ho preso le due palettine, in realtà sono tre se non mi sbaglio, di Huda Beauty, dedicate ai colori pastello. Io ho visto che sul web sono gettonatissime la lilac, che è appunto questa qui, e quella invece verdina. E siccome la verdina l'hanno recensita tutti e invece la rosa secondo me se la sono filati in pochi, io ho deciso di filarmela, poverina, anche perché non so come mai è quella che si è vista meno, perché secondo me in realtà è una delle più belle. Allora, questa qui è appunto quella rosa. Intanto i pack devo dire che sono veramente veramente carini, che spero si riesca ad apprezzare in telecamera, ma non sono a colore pieno, sono tipo mezzi traslucidi. Prendola, ta-da-da-da! Cioè, vedete che carina che è? A me il rosa abbinato al giallo piace tantissimo, che qui il pastel vibe del pack molto molto carino. Questi sono i colori. Tra le opinioni che ho sentito qui in giro sul web è che sembravano più grandi sul web e quando gli sono arrivati sembravano più piccole. A me è il contrario,
sarò sempre, sempre borderline, ma a me sembravano più piccole sul web e più grandi dal vivo. E quindi che cosa facciamo? Facciamo un occhio lilla, naturalmente, e l'altro occhio proviamo tutta questa qua. Vado con la P. Louise Base. La metto su entrambi gli occhi perché onestamente non vorrei partire con un occhio svantaggiato, ecco. Tanti mi avete chiesto dove comprare la P. Louise Base e che colore ho io. Vi rispondo subito, io ho Rumor 02 e questa qui era una limited edition, è per quello che è bianca, se no praticamente, se non mi sbaglio, sono tutte nere e la comprate direttamente dal sito di P. Louise, non ci sono altre maniere, però non vi preoccupate perché non c'è la dogana. Andiamo di Lilac, cercherò di utilizzare più colori possibili, sono abbastanza una fan del colore di transizione nocciola, a prescindere dal colore che vado a mettere poi successivamente. E quindi vado a prendere appunto quello centrale. Perché per chi appunto magari non sa sfumare benissimo, il nocciola di transizione permette appunto una transizione migliore. Ok, questo nocciola centrale qui sembra nocciolino, appunto, invece su di me sta quasi diventando rosa. Altra cosa, mi ha spolverato abbastanza. Mi ha spolverato non poco. Quello che ho utilizzato adesso era il 513 di Mesauda. Adesso invece vado con questo qui di Wet n Wild, che è il P15, e andiamo di viola, ragazzi. Allora, qui ce n'è uno più viola e qui ce n'è uno più malva, quindi con una punta di rosa in più. Siccome questo è già rosa, quasi quasi vado a vedere come si sfuma questo. Vediamo. Ovviamente questo nocciola centrale è come se mi fosse diventato questo sulla palpebra, non so perché. Non è una cosa essenziale per me che l'ombretto non spolveri, non mi interessa, nel senso che se scrive bene, si sfuma bene, non sono particolarmente interessata al fatto che spolveri o meno. Personali opinioni. Questo lo andiamo a mettere nella piega e rimaniamo esterne. Ok, non è male, ma è un po' palliduccio, ragazzi. Cioè, non è proprio uno di quei pastelli mega. La sfumatura non mi fa impazzire, insomma, però, ripeto, pensavo fosse più nocciola. Va bene, ma noi andiamo avanti senza paura. Prendo un pennello di NYX, è quello a penna. Non c'è numero, almeno qui non lo leggo. E dato che dobbiamo utilizzare più colori possibili e io non ho purtroppo un occhio spazioso, ma devo farci stare tipo 7 colori coinquilini nella stessa palpebra, andiamo con questo qui chiaro e dopo di lui andrò a mettere sopra il malva. Lo andiamo a mettere anche sul dotto lacrimale perché sebbene ci siano poi dei colori shimmer, comunque voglio che la base sia lilla. Questo non è male, per adesso è un colore che mi piace abbastanza perché paradossalmente è chiaro ma sembra quasi più pieno. Sempre con lo stesso pennello vado a prendere appunto il malva. Ta-ta. Questo è il mio fantastico vicino di casa, che chi mi segue su Instagram, che tra l'altro si stanno anche partendo delle telenovelas. Erika suona al vicino, fatevi compagnia, roba del genere. Ovviamente non si può, ragazzi, fare queste cose in quarantena. Però rimane il fatto che è più giovane di 10 anni. Quindi farmi il toy boy a 30 anni non la vedo una cosa così poi felice, vi dirò. Però si sa mai. Vedete che per adesso il look non è sbam, e questo lo dicono un po' tutte le recensioni, effettivamente. Capiamo se comunque rimane una palette interessante e da quale punto di vista. Andiamo a prendere il... Vediamo, ce ne sono di carini, vi dirò. Swatchiamoli. Allora, andiamo a swatchare questo rosa chiarino qua. Questo sembra molto carino, c'ha delle particelle dorate. Poi c'è questo viola qua. Lo sapevo già che erano abbastanza blandi, cioè nel senso che abbisognano di base sotto. Allora, questi sono gli shimmer swatchati di questa palette. Allora, non possiamo esimerci dal provare questo. Quindi procediamo e dato che comunque viene consigliato. Carino questo, pensavo fosse tanto più blando. Sotto c'era il nostro violetto e devo dire che così mi piace.
Oh ragazzi, a me piace. Avevano gridato tanto di più allo schifo. Prendere adesso invece questo, che mi ispira un sacco appunto, questo rosa con le particelle dorate. Vado su questa zona qua. Come vi dicevo, non saranno look studiati, quindi perdonatemi se non sono magari super mega fighi, ecco, nel senso, o mega strutturati. Sono dei look abbastanza banalotti, quelli che sto andando a fare per provare i prodotti. Non male, pensavo peggio, ripeto, proprio per il fatto che avevo sentito delle recensioni veramente negative. Una cosa che invece sto notando è che il viola si sta aprendo qui alla radice delle ciglia, c'è proprio un buchetto bianco, non so se riuscite a vederlo. Diciamo che è un colore che ho stratificato un bel po' e probabilmente devo dare ragione a chi dice, appunto, perché di queste palette ne avete sentite di ogni, sicuramente anche voi, che non si sedimenta bene questo colore, ecco. Cioè, tu lo stratifichi per ottenere un viola pastello mega e lui, invece che stratificarsi, o si toglie o perde di intensità. Vabbè. Proviamoli un po' tutti e quindi per cambiare texture, anche se non penso che sia la texture a cambiare ma semplicemente il disegno, andiamo a provare con il pennello pulito di limoni, però alle setole così, l'ho usato prima, adesso lo puliamo e andiamo ad usare questo colore tigrato che ha viola e oro messi assieme qua sotto. Questo non si discosta tanto dal colore sopra, ragazzi, cioè non sembra, ma vi faccio gli swatch, sono estremamente simili, si potevano decisamente fare diversi. Prendo il Mist & Glow perché sotto c'è questo, quindi non posso fare un mischione, giro il pennello di limoni e vado a prendere invece questo qui, il pescato scimmerino, lo bagno perché ripeto altrimenti non andrebbe a sovrastare questo qua. Allora, capiamoci, questi sono i due precedenti e questo è il pesca. Cioè, sì, è diverso, però forse perché l'ho stratificato, ma sopra qua non è che si veda chissà che, eh. Vado a riprendere il 513 di Mesauda, anche se era sporco del nocciola centrale, vado comunque a prendere quello chiaro e vado semplicemente a digradare ancora di più il colore. Vado a mettere il Dior Show Pump & Volume. E questo è il risultato, cari e care. Un look decisamente blando, bisogna essere sinceri. È colpa della palette SNI, nel senso che secondo me questa palette è fatta per look blandi. Ecco, l'ho detto. Non per i colori, proprio per le formulazioni, perché potrebbero essere più strong. Non mi sono dispiaciuti invece questi qui centrali, perché vedete che sono piuttosto sbellucicosi e da altre recensioni non mi sembrava. Voglio dargli un twist in più aggiungendo il colore più scuro, che comunque abbiamo detto non essere proprio top, e aver deluso insomma tantissimi amanti del lilla opaco, tra cui ci sono decisamente io. Lo mettiamo anche un po' qua sotto dove avevo messo il malva, quindi altra cosa da tenere in considerazione, questo malva potrebbe fare praticamente da transizione a questo, cioè non è che sia un colore protagonista di per sé. Come spesso succede, non vado a mettere il mascara sotto perché ultimamente mi piace proprio che lo sguardo sia il più liftato possibile. Anzi, dato che ci siamo in campo e giochiamo fino alla fine, andiamo anche a bagnarlo, sia questo che quello rosino, che così vediamo come performano, anche se questi devo dire che sono le cialdine preferite della mia palettina. Quindi vado a prendere anche il rosa chiaro e anche questo lo ripassiamo bagnato. Passiamo, e quindi rimaniamo con gli zoom inquietanti che ci piacciono tanto, alla Pastels Rose. Partirò con questo pennello di Wet n Wild che è il P10 ed è a penna, e non possiamo non partire con questo giallo matte. Eccoci, anche qua mi sta cadendo a pezzi la palette, ragazzi. Qui, sulla prima parte dell'occhio. Oddio, per adesso non vedo cose
Belle. Ragazzi, no, questo giallo non attacca. Perché quando c'è una cosa bella non funziona. Allora, per fare le cose fatte bene, e andiamo a rimetterla. Bene, quindi base new, un po' più appiccicosa, ed eccoci qua, che comunque il giallo non ci fa impazzire e questo lo vedo subito. Oh, santi numi. Do you want some fallout? Forse, Erika, cioè era un motivo se nessuno aveva comprato questa palette rosa. Orribile, mamma mia, come si fa? Ma lo vedete? No, ragazzi, non è fattibile sta roba. Quindi ci andiamo sopra con il giallo shimmer. Esperienza precedente, e io sono una neofita di queste mini palette di Huda Beauty, mi sembra che per adesso questi siano migliori rispetto ai matte. Ed eccolo qua che è vero. Vedete? Usiamo quel giallo lì come base, per carità del creatore, perché era veramente inaccettabile. Ok, prendiamo il colore più chiaro, quindi questo rosa qua, che adesso onestamente io voglio per forza mettere a confronto con questo. Perché se sono uguali, veramente. Odore di truffa! No, non sono uguali. Ok, uno è più champagnino, sto dicendo champignon. No. Questo lo utilizziamo come colore di transizione. Eh sì, ciao, come illuminante ed è molto carino. Questa cialdina color champagne è veramente funzionante come illuminante, ragazzi. Quindi per adesso direi che gli shimmer sono migliori. Andiamo appunto con questo. Questo pennello è di Neve Cosmetics. Io con Neve Cosmetics mi trovo benissimo per quanto riguarda i pennelli, ve lo dico spesso, dei pennelli che tipo sono lì da 10 anni, non hanno perso un pelo. Ricordo che avete il 10% con questo promo code su Neve Cosmetics, sempre attivo. Fallout che neanche una slavina, ragazzi. A prendere questo rosa più spento. E con un pennello di Urban Decay, questo è il pennello della Naked 2, vado a sfumare il colore. Cioè, questi matte spolverano un casino per niente. Si sta togliendo tutto il colore. Allora, i matte, pure con la base P. Louise, danno problemi. Vado a prendere questo rosa qui centrale. Facciamolo con un dito pulito. Vesto. Vado qui. Carino. Lui sì che ci sta. Bene, mi serve un colore da mettere qui sotto e andiamo per forza di questo nocciola. Ok. Battiamo un po' perché spolvera un casino. Bene, anche se abbiamo il naso aperto, perché si sono ritinta. Allora, prendiamo una cosina nuova. Sapete che io amo le mie portrait palette e non utilizzo altro. Ultimamente sul mio viso, quando non devo fare video, ovviamente perché non mi voglio limitare, andiamo con la Sassy di Mulac. Questa palettina, io amo le polveri di Mulac. Vado con il 523 di Mesauda. Allora, è un po' caldo questo colore qua, perché io ho quella più scura, non ho quella più chiara. Quanto riguarda il blush, vado di Dior, perché ho scoperto di avere un sacco di blush Dior super carini che, tipo io mi tengo lì in disparte e mi dico, oh, questo lo porto in borsetta quando uscirò finalmente con uno, cioè, non so, pensieri inconcepibili. E poi mi dico, non succederà mai, basta Erika, usali perché la vita è una. E questo è il 553 Cocktail Peach. Vado con questo pennello di neve che è il Mint Tapered. Ecco, considerate che per ottenere un effetto di questo tipo, quindi bello presente come piace a me, l'ho stratificato 8 volte. Dulcis in fondo, sempre rimanendo al concetto precedente del non utilizzerai mai quelle cose che ti tieni nel cassetto lusso per portarle in pochette quando sarai invitata a Buckingham Palace, ho tirato fuori anche questo Trimelio e trattasi del Orgasm by NARS. Non prendete paura, ora io non so, penso di essere arrivata a 79, c'è cioè nella tabellina del 9, no.
a 69 anni di sfiga, probabilmente, perché mi si è rotto appena mi è stato inviato. Lo specchio, intendo. Quindi io questo blush lo conosco già, ma lo vado ad utilizzare come illuminante. In ogni caso, questa appunto è una versione molto figa che io ho rotto, ma l'ho già provato tante volte in passato. Vado con il mio pennello da illuminante e vado a mettere questo blush barra illuminante, ma vi assicuro che si può utilizzare anche solo come illuminante, vedete? At the top of my cheekbone. Completiamo il look con questo colore di Shiseido, perché io devo dare comunque un vibe un pochino dark al mio look, sennò sembro una roba che non dice niente. 308, Shiseido l'ha scritto veramente piccolo. Vado con la Everly Pencil, che è la numero 34, Katla Wine. Allora, queste matite devo approvarvele a mille, sono fantastiche, veramente scrivono un sacco, rendono le labbra super juicy, però molto definite. Se potesse interessare come mettere il rossetto alla perfezione in pochi e semplici step, vi lascio questo mio episodio della rubrica Beauty for Dummies, dove vi spiego tutti i segreti. Questi li ho provati una volta sola, mi hanno stupefatta e quindi volevo assolutamente mettere questo colore, insomma. Dovete solo stare attenti che non è adesso i denti. Vi consiglio in ogni caso la matita, perché non è che sia liquido, perché la formulazione è stupenda, solo che dovete avere la matita, perché sennò un pochino viaggia. Ed eccoci, allora, prima che me lo chiediate, e vi capirei assolutamente, gli orecchini sono handmade, realizzati a mano da una ragazza che non mi paga, ma che io sono felicissima di spingere nei miei video, nei miei contenuti, perché credo che le sue creazioni siano veramente arte. E stiamo parlando di Half Moon's World, gioielli artigianali di Giada Giagnoni. Ciao cara! Mentre parlo mi sto rendendo conto che questo rossetto sborda un pochino negli angoli e comunque ci ho messo la matita. Quindi dovete stare attentissimi a metterlo proprio solo dentro la matita. E attendo davvero i vostri commentini qui sotto, perché voglio sapere la vostra. Peccato, devo dire. Quindi nulla, cari e care. Io vi ringrazio per la vostra visione, la nostra compagnia. Vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. E non vi preoccupate che ci vediamo presto. Cerco di pubblicare almeno un video a settimana, come sapete, sul mio canale, come menù Erichiobiano. Vi mando un grossissimo bacio e al prossimo video. Bye!